Signor Sindaco, allora, che cosa è successo? Prima le voci di dimissioni, poi la voce che non viene confermata, poi la riunione con i consiglieri di maggioranza, alcuni consiglieri di maggioranza, allora qual è la situazione? Abbiamo fatto una riunione con i 17 consiglieri di maggioranza e per parlare di programmi futuri ho chiesto di sapere se confermavano l'appoggio alla linea amministrativa, al programma elettorale che abbiamo presentato agli elettori. Direi che c'è stato l'appoggio pieno, ci siamo riservati una settimana di approfondimento, però direi che non vedo particolari problemi. C'è una maggioranza di 17 che vuole portare a termine il programma elettorale. Quelli che non erano presenti sono persone che hanno tradito il mandato elettorale, per quanto ci riguardano fanno più parte della maggioranza. Ecco, ma cos'è il piano della sosta, l'isola pedonale di Agascione? Qual è il problema di fondo dal punto di vista amministrativo? Oppure c'è una somma di conti? Non c'è nessun problema di fondo. Io volevo capire se questa maggioranza esiste ancora, l'ho capito, esiste, quindi non c'è nessun problema. Non c'era un problema in particolare da discutere, era una questione un pochino più di ampio spettro, capire se c'era la volontà di portare a termine il mandato elettorale, perché d'altra parte io ho preso un impegno con gli elettori e intenderei portarlo a termine. Ecco, lei ha detto una settimana per riflettere, per capire ancora, vi siete presi, che cosa dovrebbe accadere in questa settimana? Niente, sono io che ho chiesto di sapere tra una settimana di avere la riconferma dei 17, cioè dei 16, perché poi il 17esimo sarei io, quindi non succede niente. Credo che tra una settimana mi verrà detto che la settimana serve, perché magari qualcuno magari ci vuole pensare, magari può cambiare idea, magari si convince meglio, non lo so. Comunque io penso che non succederà assolutamente niente, che tra una settimana mi verrà detto e riconfermato quello che è stato detto prima qua dentro, quindi tutto tranquillo. È capace, non si dimette, quindi questo... Ma no, assolutamente, anche perché le dimissioni si danno, non si annunciano. Ecco, ma i quattro che non hanno partecipato erano stati comunque convocati questa mattina o no? No, io non li ho convocati perché per quanto mi riguarda non fanno parte della maggioranza, visto il loro atteggiamento degli ultimi 6 mesi, 8, 10, 12, 14.